Una pubblicazione di fotografie per omaggiare Tarquinia e il suo poeta Cardarelli. Il suo poeta Cardarelli, è vero. Un percorso, diciamo, ideale tra i vicoli della città, le piazze, la campagna circostante, dove metto in evidenza quella che è stata un po' la vita e la poetica di Vincenzo Cardarelli. Immagini che entrano ed escono appunto dalla città di Tarquinia e che fanno riferimento al suo figlio più illustre, diciamo. Non è ovviamente, è un percorso molto intimo, diciamo. Io ho cercato attraverso il linguaggio della fotografia, attraverso la metafora, attraverso la simbologia, di poter parlare del poeta senza però nulla togliere alla città di Tarquinia, che per me rappresenta appunto comunque il luogo che io ho amato e amo tuttora e a cui volevo appunto dare una dignità artistica e poetica. E quindi ho iniziato questo percorso molti anni fa, poi appunto grazie alla fondazione e alla Prologo di Tarquinia sono riuscito, diciamo, a realizzare questo libro da dedicare appunto alla città e al poeta. Un percorso iniziato molti anni prima che Tarquinia dedicasse a Cardarelli il premio, perché appunto è un lavoro iniziato 15 anni or sono e che è stato un percorso abbastanza difficile, perché Tarquinia appunto è una città molto bella come impatto fotografico e visivo agli occhi del turista, diventa più difficile essere fotografata quando si cerca di entrare all'interno della sua anima. Quindi l'ho fatto attraverso appunto la poetica di Vincenzo Cardarelli. Un progetto importante su un personaggio importante di una città importante del territorio di competenza della Fondazione. Abbiamo ritenuto che la figura di Cardarelli, che tutti conosciamo e alla quale tutti, io personalmente forse ancora di più, sono molto legato, pur non essendo di Tarquinia, lo ritengo uno dei poeti più validi dell'era più o meno contemporanea. Ed è importante perché Tarquinia io l'ho sempre considerata una sorta di città di cultura, di grossa cultura con delle tradizioni culturali, ed è bene che queste manifestazioni vengano dalla Fondazione in qualche modo favorite, anche perché è importante per Civitavecchia e per i civitavecchiesi e per il territorio in genere conoscere le gesta di un grande personaggio, in questo caso di Tarquinia, in altri casi il Calamatta di Civitavecchia, piuttosto che il Fucita, piuttosto che il Manzi. Cioè, voglio dire, rivalorizziamo, conosciamo, facciamo conoscere alle nuove generazioni i personaggi illustri della nostra terra che tanto hanno dato per i loro luoghi nativi. L'immagine che diventa poesia è la poesia che diventa un'immagine, un accostamento quindi fra la fotografia di Tarquinia presente all'interno di questa piccola pubblicazione e quelle che sono le poesie di Cardarelli. Sì, è vero, perché il lavoro di Placidoli consiste proprio in questo, nel aver fatto da tramite tra Tarquinia e Cardarelli, un poeta nato a Tarquinia che poi fa la sua carriera anche da poeta, la tenta di fare a Roma, ma che desidera di essere seppellito proprio a Tarquinia, in quella città che gli ha dato i natali, che sceglie come ultima sponda per la sua memoria storica. Quella memoria storica che Placidoli è riuscito a rianimare attraverso le fotografie. Fotografie che vanno lette in senso poetico, perché l'anima delle fotografie è possibile poterla intravedere in queste proprio l'immagine
l'immagine di Tarquinia quindi riassume in definitiva proprio la parte poetica delle poesie di Cardarelli. Quindi io propongo proprio questa visione del catalogo, cioè quella di vedere Placidoli come un pontefice massimo, come colui che ha costruito un ponte, un legame tra il silenzio e la voce, tra Tarquinia identificata come silenzio e Cardarelli come voce. L'uno si rispecchia nell'altro, l'immagine poetica dà dei riferimenti, delle grandi suggestioni fotografiche, e la fotografia può dare, regala grandi immagini poetiche.